Vai con Labyrinth, si gioca con Labyrinth, ragazzi. Allora, Labyrinth, stufa d'orbia, mandiamo il cimitero lei e Backjack per andare a mettere sul terreno. Non benvenuto Labyrinth. Labyrinth, tutti dicono che sia un mazzo meta, tutti dicono che sia un mazzo antimeta, un mazzo molto forte, un'ottima alternativa a Castira. E lo è veramente, ragazzi. Allora, andiamo con l'incantevole Labyrinth del castello che entra sul terreno. Abbiamo nel frattempo Labyrinth Torbi, virus, epidemia, stirpatrice. Comunque andiamo a distruggere la nostra amichetta. Andiamo a vedere la mano dell'avversario per andare a distruggere le varie carte magie. Adesso e fino al secondo turno dall'attivazione di questa carta. Intanto andiamo al cimitero. Sono tutte carte quelle che abbiamo mandato al cimitero che potremo riuscire a riprendere successivamente. Virus, epidemia, stirpatrice, continua per diversi turni e va bene. Negazione più Labyrinth stufa d'orbi. Nel momento in cui l'abbiamo sul terreno, effetto rapido, possiamo scartare una carta, mandarla al cimitero e posizionare una carta Labyrinth. Questa è veramente una delle più importanti. Il labirinto che ci va a creare veramente delle situazioni assolutamente intriganti. Entra Necrovolto sul terreno con l'effetto vorrebbe andare a rimischiare tutte le varie carte che sono nel regno delle bannate al cimitero per andare a riprendere punti. Possiamo farlo, può farlo tranquillamente. E voleva infliggerci pochi punti. Ok, cioè poteva farlo tranquillamente. A questo punto noi eravamo pronti lì per partire. Intanto l'impermanenza per andare a far fuori e la tragedia, soprattutto la carta coperta che c'era dietro. Poi con l'effetto del labirinto, vedete, l'avversario già cominciava ad avere dei grattacapi. Entra Rian, effetto, va a prendere il benvenuto labirinto. Guardate quanto sono belle queste carte, anche a livello di artwork, semplicemente. Ovviamente labirinto è un mazzo che vuole andare un po' come Altergeist, un po' come Subterror, ad aspettare al qualche turno prima di esplodere. Ma poi nel momento in cui entrano queste signorine sul terreno, insomma, poi le trappole si accumulano, bisogna fare una side specifica contro di loro, insomma, non è assolutamente bene. Abbiamo fatto delle consulenze ultimamente addirittura con Kashtira full power, abbiamo avuto dei problemi contro di lui, anche perché poi ti incatenano tutte queste combo insieme. Vedete, ma c'è in 4 di carte totalmente nostre, non è per niente male. Effetto di impermanenza infinita, ma noi utilizziamo virus a piena forza, ragazzi. Siamo con una catena 6, ragazzi. Cioè, scusate se è poco, scusate se è veramente poco. Io sono Anto Show, ragazzi. Cioè, qui lo sapete benissimo, si vivono queste bellissime emozioni, Ed è chiaro, non può essere altrimenti. È per questo motivo che ti sei iscritto e hai cliccato sulla campanellina, tra l'altro. Suppongo, presuppongo. Comunque, andiamo a distruggere la tragedia di Ispi, effetto di labirinto. Se attivi una carta magia, una carta trappola normale, non labirinto, possiamo magari specialmente un mostro demone da mano al cimitero, quindi veramente incredibile. La persona mi utilizza oltre al branded addirittura un mazzo Eldlick, quindi va a mettere Achero della Terra Dorata. Ci stava preparando qualche brutto azzardo, qualche brutta sorpresa, ma noi tranquillamente abbiamo fatto entrare le nostre amichette, tra l'altro di livello 8, quindi accessibili da mostri Xyz come Harbinger, piuttosto che Armatura Completa, insomma varie altre carte nostre molto interessanti. E stand by, la persona mette Aluber, noi in questo momento avevamo ancora il benvenuto Labyrinth, soprattutto avevamo la nostra amichetta incantevole Labyrinth che non permetteva all'avversario di attivare mostri in risposta a effetti, quindi tanta roba. L'avversario Confusione Marchiera si è mandato al cimitero Eldlick e quindi stava preparando la sua tattica di strategia abbastanza importante. Entra Specchio Giada con cui ci poteva andare a bannare dei mostri, insomma eravamo pronti, cioè era una bella partita, era abbastanza interessante, anche perché effetto di Eldlick va a distruggere Achero, va ad entrare Eldlick sul terreno, avevamo ancora il benvenuto Labyrinth sul terreno, dovevamo stare molto molto attenti. Eccolo che entrava qui, quindi sul nostro terreno, ci ha distrutto l'incantevole Labyrinth con 3500, insomma era abbastanza cattivo ed era arrivato sul terreno. L'avversario comunque stava andando abbastanza bene, stava giocando bene alla grande, quindi con l'effetto di Achero, tra l'altro si sarebbe settato il conquistatore, e quindi Achero, ecco che entrava, no, un altro Spectrolysis per poter fabbricare un altro Eldlick. La cosa bellissima è che non aveva mostri, due mostri di livello 10, altrimenti ci avrebbe inflitto altri danni, insomma non sarebbe stato assolutamente troppo divertente. Ancora virus a piena forza, nostro turno in questo momento. Avevamo comunque pescato delle belle carte, ma soprattutto avevamo delle tech per niente male. Farfa che entra sul terreno, benvenuto Labyrinth, con cui entra Rianna, effetto di benvenuto Labyrinth, quindi andiamo a distruggere Specchio Giada. Successivamente avrebbe distrutto tutte le varie carte sul terreno, non male, quindi effetto di Farfa, ma soprattutto effetto ancora di Arianna sul terreno. Guardate come si concatenano le varie carte, guardate come non si finisce mai, guardate come si riesce a ordinare tutte le varie strategie. Labyrinth è molto bello per questo, perché non finisce mai le frecce al suo arco. Benvenuto Labyrinth, quindi, che fa rientrare sul terreno, e poi soprattutto Farfa che va a bannare Eldlick. Questa era una carta veramente incredibile, sapevamo di aver fatto bene a metterla sul terreno, e quindi ancora rientra tanta roba, ragazzi. È veramente, guardate quante carte che abbiamo noi, e guardate soprattutto l'avversario come non si arrende. Va a distruggere tutte all'end phase grazie a Specchio Giada, non eravamo pronti con le nostre backroll. La cosa bellissima del labirinto è che ti fabbrica tante carte magiche, che insomma anche quando la partita sembra finita,
insomma, è interessante, molto interessante. Ho utilizzato forse un po' troppo, come dire, leggermente il giudizio solenne, andando a rinunciare al 1950 LP, però ragazzi, si doveva fare assolutamente, non doveva bannarci la carta che avevamo, quindi effetto di Spectralisir, va a bannare, va a mettere sul terreno il conquistatore, questa volta voleva avere il suo distruttino nel momento in cui c'era uno zombie, l'impermanenza infinita immediatamente per andare a togliere l'Eldlick dalle scatole, ma soprattutto per aprire una trappola al cimitero, perché a questo punto l'effetto di labirinto, no? Labirinto veniva l'incantevole labirinto, e quindi main. L'avversario va a utilizzare effetto di tragedia, utilizzo dispositivo di salvataggio obbligatorio immediatamente su Eldlick perché non volevamo avere troppi problemi. La partita si tagliava a fette, ragazzi, a livello di emozioni, a livello di robe interessanti, effetto dell'incantevole, ma soprattutto effetto di benvenuto. Guardate, concatenazioni e carte che continuano a lavorare successivamente anche nel turno dell'avversario, perché il mazzo è molto forte, tanto perché le carte sono forti, intanto perché ci abbiamo investito e nel Master Duel e nella vita vera, ma soprattutto perché l'abbiamo costruito bene. Ricordate, ragazzi, il segreto è sempre costruire bene i mazzi, cioè non so quante volte devo ripeterlo. Il segreto di Yu-Gi-Oh! È investire, giocare, praticare e soprattutto non farebbe male avere delle persone che, come il labirinto Kandra ieri, insomma, già che ti fanno conoscere il Kandra ieri, insomma, non male, che ti fanno capire come giocare, come vincere a Yu-Gi-Oh! Noi cerchiamo di assurgere a questo ruolo tramite il nostro gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di servizio e consulenza, in cui aiutiamo a giocare bene alla grande. Possiamo anche fornirti delle carte, fornirti queste carte qui che stai vedendo, insomma, guardare sotto in descrizione e contattarci sui vari social se si è interessati. Ma ragazzi, vivere alla grande questa partita, perché l'avversario attacca e ha giocato bene l'avversario, diciamo. Il nostro mazzo comunque è stato molto molto forte, il nostro mazzo comunque se l'è giocata, si è battuto, e voglio veramente che ti rimanga questo dal labirinto, tutta la sua versatilità e le sue combo interessanti. L'avversario ci ha battuto grazie a Venom, che si è potenziato comunque sicuramente, certo, ma è una vittoria di rapina sostanzialmente, perché gli è bastato attaccare semplicemente. Ho detto che avevo giocato forse un po' troppo leggermente il giudizio solenne, dovevamo giocarlo in quella situazione, però assolutamente noi non usciamo veramente ridimensionati da questa partita. Mazzo labirinto che veramente continuo a consigliare e che ovviamente è presente in questo canale anche con le vittorie, quindi assolutamente non c'è bisogno neanche di andare a fare statistiche. Tanta roba, iscriviti, clicca sulla campanellina e ovviamente ci vediamo domani. Un saluto.